Buongiorno e benvenuti a Gocce di Vino, il nostro appuntamento live del giovedì alle 12, che poi ritrovate sulla piattaforma YouTube The Wine Platform. Allora, oggi vi ricevo nella mia sala degustazioni e vi voglio fare un piccolo viaggio a parole andando in Piemonte. E più in particolare nella zona delle Langhe, e a parlare del Barolo. Allora, il Barolo, che è uno dei più grandi, se non il più grande vino italiano, nasce in questa zona del Piemonte, dove si faceva vino già fin dall'epoca romana, e probabilmente anche prima dei Romani, ma diciamo che i Romani, come spesso in tutta Europa, poi hanno sviluppato e addomesticato la vite. Stranamente, si potrebbe dire, nei secoli che hanno seguito la caduta dell'impero romano, poi la zona effettivamente del Piemonte non ha avuto lo stesso successo, tra virgolette, diciamo internazionale, che hanno avuto delle regioni come Bordeaux, come la Borgogna, questo per ragioni storiche sulle quali oggi non andrò a entrare in merito, perché è un discorso abbastanza lungo, molto interessante, ma abbastanza lungo. Farò un giorno un video apposta su questo. Però si può dire che fino, diciamo, alla metà dell'Ottocento, sì, si fa del vino, però è relativamente poco noto, poco conosciuto. Quello che si sa è che effettivamente verso gli anni 40-50 del XIX secolo le cose cambiano perché viene un enologo o négociant, comunque qualcuno che si interessava al vino, francese, che si chiama Houdard, e il quale comincia a applicare dei metodi di vinificazione che sono diversi da quelli che si applicavano fino ad allora. Allora, è vero che questa storia, c'è chi dice che sia una leggenda. Io credo che, come in tutte le leggende, poi c'è un fondo di verità, e lo credo per via di due elementi che sono invece quelli molto concreti, molto, molto veri. Il primo è che a quell'epoca la grande dame, la grande signora del Barolo è la Marchesa Falletto, e la Marchesa Falletto in realtà nasce francese, Juliette Colbert, e quindi c'è forte probabilità che conoscesse effettivamente questo signore Houdard. E poi l'altra ragione concreta che fa pensare a questo è che nelle note scritte da Jefferson alla fine del Settecento, Jefferson aveva fatto un viaggio abbastanza lungo in Europa, era andato ad assaggiare i vini sia a Bordeaux sia in altre zone, e anche ha assaggiato i vini del Piemonte, e racconta nelle sue note che sono dei vini piuttosto dolci e leggermente frizzanti. Cosa che non è affatto strana, perché effettivamente in quasi tutte le zone, anche un po' a Bordeaux, i vini rossi potevano essere dolci, anche perché era un po' il gusto da sempre dei vini. Quindi probabilmente questi vini del Piemonte erano così, ed è Houdard che poi ha incominciato a fare delle vinificazioni che hanno dato forma al Barolo come lo conosciamo oggi, con vino rosso, fermo, di grande struttura e molto di grande finezza anche. Allora, dopo questo possiamo dire che c'è la nascita ufficiale della DOC, che interviene nel 1927, poi il Barolo si sviluppa tantissimo tra le due guerre, e nel 1980 ottiene la famosa DOCG, quindi denominazione d'origine controllata e garantita, che è un po' diciamo un punto di riferimento per i vini. Oggi tutti i grandi vini sono DOCG, ma negli anni 80 del secolo scorso erano pochissimi. Allora, Barolo che nasce in questa zona, che un tempo, tanti milioni di anni fa, era un mare,
e quindi ha un sottosuolo che è al tempo stesso argilloso ma anche molto sabbioso. Un vino prodotto con un solo vitigno, che è il Nebbiolo, il quale però ha diversi cloni. Nebbiolo di cui si sa oggi che si sa tramite le analisi del suo DNA è un cugino più o meno lontano del Pinot Nero, una cosa del resto che io ho sempre pensato, ma adesso c'è un po' una conferma, diciamo, scientifica. Sono oggi più o meno 2000 ettari vitati su 11 comuni. Allora, non sto a enumerare tutti i comuni che sarebbe fastidioso, semplicemente vi do quelli, diciamo, più, tra virgolette, noti o importanti, ovviamente cominciando dal comune di Barolo stesso. Poi c'è Serralunga d'Alba, c'è Castiglione Falletto, c'è La Morra, c'è Monforte. Questi sono i cinque, secondo me, principali, poi ce ne sono altri, del resto alcuni comuni, questi sono dei comuni dove tutta, al 100% è Barolo, ci sono altri comuni dove solo una parte del comune può avere, la denominazione, Barolo. Dei vini che oggi invecchiano molto, molto bene, ho potuto spesso fare degli assaggi di alcuni Barolo che hanno 20, 30, 40 anni e che hanno effettivamente un invecchiamento molto, molto tranquillo e che col tempo hanno questa tendenza alla fine ad affinare poco a poco i tannini che spesso possono essere un po' più aggressivi quando sono i Barolo un po' giovani. Allora c'è da dire anche che c'è stato, ma adesso se ne parla meno, ma c'è stata anche una lunga discussione tra i produttori, diciamo all'inizio, alla fine degli anni 90, quando c'era il discorso sui i modernisti e i tradizionali. Allora, i tradizionali della tipologia Bartolo Mascarello che fanno il Barolo nelle grandi botti e poi invece i modernisti che avevano tendenza un po' a come dire, ridurre i tempi di vinificazione, a passare in barrique, quindi con dei vini un po' più moderni, tra virgolette, dei vini più speziati, con dei tannini già più morbidi fin dall'inizio e con dei vini con un colore, maggiore. È vero che in Italia, e non è solo a Barolo, ma penso anche per esempio a Montalcino, col Brunello di Montalcino, si avevano delle regole di, come dire, di uscita del vino abbastanza lunghe, pensate a Barolo sono 4 anni, per il Barolo Riserva sono 6 anni, quindi dei tempi lunghi che alcune volte potevano far sembrare che il vino poi dopo fosse un po' stanco, perché usciva un po' con il colore un po' sbiadito. Allora, questa opposizione tra tradizionisti e moderni, io ho sempre detto che era una cosa, secondo me, di poca importanza, perché poi è una questione di gusto, c'è cioè chi preferirà una tipologia, chi preferirà l'altra, poi bisogna vedere anche nei tempi di invecchiamento come il vino evolve. Poi, tradizionalisti o moderni, come ho spiegato, il vino come tale, il Barolo è nato poco più di un secolo e mezzo fa, quindi non è che ci fosse tutta questa tradizione che risalga a secoli e secoli. Oggi questo discorso del resto è un po' tralasciato e molto meno, c'è molta meno discussione su questo aspetto. Però personalmente io apprezzo sia gli uni sia gli altri. È vero che poi dopo, nei tempi di invecchiamento, ci sono un po' delle modifiche e probabilmente i Barolo, diciamo, cosiddetti tradizionalisti,
hanno delle potenzialità di invecchiamento che sono un po' più lunghe. Ne prendo un solo esempio: sul Barolo, probabilmente, anzi, sicuramente, senza ombra di dubbio, il Barolo numero uno, quello considerato senza nessun dubbio il più grande, che è il Monfortino Giacomo Conterno, e molto spesso il Monfortino Giacomo Conterno necessita di tempi lunghissimi per poter essere veramente apprezzato. Però poi dopo, quando si aprono oggi delle bottiglie degli anni 80-90, si hanno veramente dei grandi, grandi soddisfazioni. Perché il vino a quel momento lì ha avuto tutto il suo tempo per maturare tranquillamente. Un po' del resto come si faceva facendo un paragone per i Bordeaux vecchia maniera, quelli degli anni 60, che oggi ancora si assaggiano molto bene, mentre forse alcuni vini di Bordeaux più recenti hanno delle durate di vita un po' più corte. Ecco, un po' il paragone potrebbe forse essere fatto in questo modo. Ecco, spero vi ho dato una veloce carrellata, un veloce approccio su quello che può essere questo vino straordinario di Barolo. Una prossima volta parleremo del Barbaresco, che come sapete è fatto con lo stesso vitigno, il Nebbiolo, ma che ha poi dopo delle caratteristiche dal punto di vista organolettico di assaggio abbastanza diverse, che io apprezzo tantissimo. Diciamo che il Barbaresco ha spesso una nota un po' più di finezza, un tanino un po' più dolce, ma questo è tutto un altro discorso che sarà trattato in una prossima goccia di vino. Per oggi è tutto, vi ringrazio, vi saluto dalla mia sala degustazione e vi dico a giovedì prossimo, come sempre, alle 12. Arrivederci.